Oh, non spingete però. Ragazzi, ciao a tutti. Ben arrivati in questo meetup con me e soprattutto con il mio amico Marco Saligari, il commissario. Ciao Yader, ciao a tutti. Benvenuti. Ciao. Allora, mi sembra intanto per cominciare che la giornata sia calda e quindi io sto già sudando. Però conto su di te nel portare alla fine un buon risultato, eh? Voglio almeno il prosciutto. Sì, quello ce lo guadagniamo. Allora, intanto c'è della gente che ci ha già staccato, non so se vedi, ma qualcuno ci ha già staccato. Qua c'è da pedalare, oh! Chi è che è in testa? Lo possiamo individuare chi è in testa? Sì, sulla tua destra. Ora, io non sono un grande esperto. No, Franco. Di Swift, però praticamente. Mio amico, tra parentesi. Addirittura. Vabbè, allora sta lavorando per te. Ecco che ci stiamo radunando tutti. Nostra miseria. Siamo folti, eh? Mi verrebbe da dire la battuta alla faccia del Covid-19. Allora, qua io ho già messo a tirare un faentino, l'ho già visto, eh. Marco, però puoi venire avanti, a tirare, non è che l'aria dà fastidio. Allora, ci facciamo un'orettina qua sul circuito mondiale. Poi dopo il commissario qualcosa ci racconta. E poi qualcosa ci fa anche fare, perché io non voglio sudare per niente. Volentieri. Marco. La prima cosa da dire, Yader, che sicuramente a differenza del campionato del mondo corso l'anno scorso, qui c'è il sole, è una bellissima giornata e si suda anche. Esatto. Sì, è una bella giornata, ma in realtà poi con l'attività fisica indoor, come tutti noi in questo periodo stiamo facendo, e ci alleniamo appunto sui ciclomulini, sui rulli, adesso la cosa che possiamo dire di certo è che si suda molto. Io poi ho già il fiatone, quindi siamo già a posto. Però mi raccomando, idratatevi molto, intervalli regolari e via. Qua siamo in testa al gruppo. Ragazzi, non vi fate scrupoli, Chi ne ha, spari, senza nessun problema, Poi dopo, anche perché qui ci sono dei corridoroni, Intanto, mi spiace perché molte persone che poi hanno inviato la richiesta di ingresso al meetup, purtroppo il limite siamo arrivati a 68 e 68 sono. Li abbiamo esauriti. Magari poi ci facciamo, prima della fine della quarantena, una garetta insieme. Poi vi parlo di una bella iniziativa interessante. Presente. Di Marco, Di Marco. Mi stai a ruota? Ti vedo sempre a ruota lì, Qua... Perché qua tra gli iscritti c'è anche qualche professionista che si nasconde, Lo so io, adesso quando li becco poi ti dico chi sono. Staniamoli. Marco, a quanti watt vai, scusa? Quasi 200. Ah, però, io sto spingendo un po' di più perché mi sembra che qui ci vanno via, se no. Comunque, siamo tutti insieme, rimaniamo insieme. Per la modalità elastico, qualcuno addirittura si ferma. Allora, per chi invece è su YouTube e non riesce a pedalare con noi nel meetup, nessun problema, perché magari pedalate con noi, ci facciamo compagnia, poi quando arriviamo a una salita, adesso facciamo un 20 minuti di riscaldamento. Dopodiché, poi dopo magari facciamo qualche esercizietto,
che perché il commissario, oltre a essere stato un ottimo corridore, ha anche fatto ammiraglia, e quindi chi meglio di lui poi ci può guidare. Quindi adesso un po' di riscaldamento, 20 minuti, poi qualche esercizietto, poi rispondiamo a qualche domanda. Per chi è su YouTube, ci segua, se volete poi farvi delle foto mentre seguite la diretta, poi ve le rilancio, se mi taggate su Instagram eccetera con le stories, ve le rilancio dopo. Qua van via, eh? E sti van via, Marco. Sì, ma di questo passo non parliamo più, caro Jader. Io calo. No, anche perché... Sì. Qua ci sono dei triatleti, ho visto. Questo qua. Ma sei davanti, sali. Ah, è andato davanti a tirare. Allora, raccontaci qualcosa in questo riscaldamento del mondiale dell'anno scorso che tu hai seguito da vicino. Ah, sai, riscaldamento varia a secondo dei capitani che andavano a vincere il mondiale e degli uomini che dovevano fare un certo lavoro, soprattutto all'inizio, che si dovevano scaldare bene. Sicuramente sono partiti, sono proprio quei corridori che dovevano occupare della prima parte della corsa. Il riscaldamento degli altri sicuramente è stato fatto in corsa, perché possono partire e stare alla pancia del gruppo, non solo nelle retrovie, perché nelle retrovie corse come i mondiali è sempre pericoloso, però nella pancia sicuramente. I capitani, almeno per metà corsa, l'unica attenzione che devono fare e non prendere particolari rischi, cadute che sono sempre molto insidiose, e mangiare bene. La loro preoccupazione deve essere solo ed esclusivamente questa, anche perché loro in teoria poi entrano in azione negli ultimi giri, cosa che avviene costantemente nelle prove di gara. Beh, soprattutto per gare che si sviluppano su 7 ore o anche qualcosa di più a volte, è abbastanza importante mangiare sin dall'inizio. A volte poi dopo si assiste a delle cose e a degli eventi come quello che è successo l'anno scorso. Ora, l'anno scorso anche le condizioni erano abbastanza particolari, freddo, percorso nervoso, pioveva, quindi insomma lì la disattenzione sul mangiare sì che può portare a quello che sono delle crisi di fame o appunto delle crisi per disattenzione, ecco. Ma sai, anche lo stress pre-gara. Vabbè, io premetto subito che di mondiali da professionista, pensa Iada, non ne ho mai fatto uno, però ne ho fatti da dilettante, e ti posso garantire che anche tra i professionisti, secondo me, la gestione dell'avvicinamento alla corsa è stressante, ma si consuma tanto, ovviamente. Sì, si consuma energie stressandosi, no? Certo, certo. Ma soprattutto il corpo, noi abbiamo due serbatoi. Uno è il glicogeno muscolare e uno è il grasso. Quando noi siamo particolarmente nervosi o periodi particolarmente stressanti, andiamo ad attingere per colpa di un ormone che si chiama cortisolo, andiamo ad attingere al glicogeno muscolare ed epatico, che però è molto importante per un atleta nelle fasi di avvicinamento alla gara. Quindi ci si consuma proprio. È quello che appunto è importante. Quindi insomma bisogna stare attenti anche sotto questo punto di vista. Oggi anche la gestione
dell'arrivo anche mentale a quello che è la gara, non è una roba da poco. Qua nel frattempo, tanto per cominciare, l'idea di questa cosa, che è la prima volta che faccio una diretta YouTube su Incrociando Zwift, invitando te, che sei un maestro del ciclismo, mi è venuta parlando con alcune persone. Allora, tu devi sapere che sta pedalando con noi anche delle cicliste conosciute nel mondo amatoriale per le idee, il seguito che hanno. Allora, ad esempio, Francesca Giani mi ha detto: ma perché non fai un meetup? Allora ho preso l'idea e ho detto: ok, lo creo. Dico che è stato abbastanza divertente, poi magari appunto ci facciamo una garetta una volta. Poi c'è Sandra Lovisco che pedala qua, una triatleta, anche lei l'ho vista qua, deve essere un filino più indietro. E poi c'è Sergio Viganò, che è dottor Strava Amore, che praticamente sta organizzando una cosa molto molto bella e diciamo veramente interessante, e che fa molto onore a lui e ai suoi amici che stanno portando avanti questa cosa. Quindi è un evento di beneficenza contro il Covid-19, la raccolta fondi per il Banco Alimentare, che ogni euro donato assicura oltre 20 pasti alle persone che ne hanno bisogno. Sarà fatto il 1° maggio alle ore 18, se non sbaglio. E tra l'altro oggi ho saputo che per me è un onore ospitare il tutto sul mio canale YouTube, e saranno presenti su Zwift molti campioni dello sport e faranno una vera e propria gara a team. Quindi è veramente divertente, io sono veramente onorato di questa cosa che verrà fatta appunto sul mio canale. Più che altro, oltre a partecipare, quindi fate delle squadre e partecipate il 1° maggio, ma soprattutto queste cose si fanno, giustamente Sergio, per raccogliere soldi per donare in beneficenza. Quindi poi nei prossimi giorni pubblico delle cose per potervi indicare. Nel frattempo io mi sono staccato e quindi io starei un po' zitto e darei la possibilità a te di dire qualcosa, perché io cerco di rientrare. Io, se vuoi, cerco di avvicinarmi a te, poi vediamo di rientrare insieme, però. Sì, ma stai così. Allora. Fare tutti e due per esperienza, Iader, fai fatica, credimi. No, è che, sai cosa, io punto al prosciutto. Quindi o mi dai la mano e mi fai stare a ruota, o se no, qui fai la tattica. Io la tattica, la mia è questa. Tu stai davanti, io ruota. Poi nel finale vediamo. Se ne ho. Di capire dove sei, però, perché non ho ancora capito dove sei. No, sono un po' più avanti, mi sa. È la mancanza dell'occhiale, però. Credo che è la mancanza dell'occhiale. Sì, adesso recupero la testa. È la seconda volta su Zwift, ma devo dire che, insomma, è impegnativo. È impegnativo. No, cavolo. In questi momenti di quarantena devo dire che se fai delle sedute d'allenamento mirate, insomma, non è mai come la strada, però poi io penso, da preparatore, che il lavoro migliore da fare sui rulli statici, e poi vabbè, Zwift sono delle competizioni, quindi lì esce più l'indole competitiva di ognuno di noi, però a prescindere da Zwift, io credo che dei lavori soprattutto di forza sui rulli faccio fare anche ai ragazzi che seguo,
vengano molto molto bene, poi dopo possiamo provare a farne qualche due, dei lavori di forza mirati, delle ripetute che possono arrivare anche a 6 a 8 ripetute da 2 minuti di recupero, fanno bene, soprattutto si riesce a fare molto bene sui rulli, stimoli davvero benissimo la strada, questo è il vantaggio di un rullo moderno. Ma adesso questo periodo qua di quarantena, certamente questo ha salvato molti ciclisti amatori e non. Adesso ci sono comunque dei smart, i rulli smart che sono veramente simili a quello della realtà su strada. Nel frattempo hai visto, pendenza 6%, mi hanno tamponato in 27 almeno, quindi vuol dire che proprio come nella realtà, appena si impenna la strada, io sono arrivato. No, sei un po' troppo forte, caro Jader. Il tuo stesso errore l'ho commesso un'ora e mezza fa in un'altra prova. Hai fatto una garetta oggi? Sì, una garetta di 22 chilometri. Sì. Ah, però. Solo che ci siamo accorti, dopo che l'abbiamo finita, che eravamo sul sterrato. Secondo me ce l'hanno fatta apposta. A me e a un mio caro amico Daniele Schena di Bormio. Secondo me ce l'hanno fatta apposta. Ce l'hanno detto solo alla fine che eravamo sullo sterrato. Io l'altro giorno ho fatto anch'io una garetta. Devo dire che pronti via. Cioè, sono partito a blocco e ho finito a blocco e ho fatto fatica a rientrare nei primi 100. Cioè, ragazzi, vanno veramente forte qua. No. Poi sai, bisogna mettere le credenziali giuste, perché io credo che barino un po'. È ovvio che se metti dei valori diversi rispetto a quello che sei, in termini di altezza, in termini di peso, poi è ovvio che qui i valori vengono un attimo falsati. Tant'è vero che esiste, da quello che mi dicono, io non sono un esperto, esistono Zwift Power piuttosto che altro, che praticamente poi regola un po' le cose in maniera di selezione del wattaggio. Quindi praticamente controlla che non ci siano anomalie, cioè che non ci sia gente con lo scooter sui rulli. Ma hai visto il com sulla salita? Non so se hai notato. Hai visto? Sì, infatti io arriverò ultimo qua perché è tutti davanti. Io non ho ancora capito dove sei, ma spero di trovarti. Io adesso... Tra qualche... Hai un faro come... No, adesso stanno inquadrando la regia, sta inquadrando un super prof, che è Minali. Quindi, giustamente, lui ha un'altra gamba. Quindi, Riccardo va forte, ma è giusto perché questo è un prof. Sì, sono nel gruppettino dietro a tutti. Io secondo me dunque mi sta per prendere Minali, come è giusto che sia, e tu secondo me sei ancora un po' più indietro, quindi facciamo un gruppetto e vediamo, qui se ci portiamo a casa la pelle. Qui 8%, stanno per finire i 20 minuti. Non ho ancora visto alcune amiche. Qua intanto danno. Chiudi il distacco. Da che siamo partiti che vedo delle gran scritte. Chiudi il distacco. Intanto i primi sono già sul com. Sono già in cima. Noi no. Chiudi il distacco. Il finale, poi l'ultimo chilometro è che non esiste, te lo dico, sprintiamo, chi c'è, l'ho dichiarato.
Minali sta a ruota. Oh, vai avanti, chiudi il buco, grazie. Grandissimo. Deve capire qua adesso. Allora ti aspetto. No, ti aspetto poco perché. Ecco. Qua inizia un'altra salita, secondo me. All'ultimo chilometro mi vorrei spegnere come Van der Poel. Van der Poel. Adesso comunque andiamo sui primi. Qua. A che punto è la Gianni qua? La vedo qua che pedala. Sono passata io. Attenzione, allora sta rientrando. Ale! Ale! La Gianni l'ho appena passata io. Ah, portala mo sotto che qui si va a velocità, eh. C'è ceccato là davanti che mena. Ho visto, l'ho visto. Questo è un pezzo duro del percorso, eh. Anche sì. Arrivavi da una discesa, curva a sinistra e cominciava subito all'8%. Con la pioggia e il freddo che avevano loro. C'è stata della grande ipotermia l'anno scorso. Sì, quello sì, e poi anche a quel punto il dispendio anche solo per mantenere la temperatura. Alcuni miei atleti mi hanno detto che proprio avevano anche difficoltà nel mangiare. Ma che cosa gli hai preparato? Cosa hanno mangiato? Ma io nelle gare secche di un giorno sono sempre dell'idea che una delle migliori soluzioni, se, e dico se per chi ci ascolta, perché bisogna essere preparati a farlo, però secondo me una delle buone soluzioni è i gel, vari tipi di gel, però sulla gara di un giorno sono la miglior soluzione. Poi è ovvio che nella prima fase, come hai detto tu, se l'atleta è abituato a mangiare anche altre cose, si possono anche preparare, studiare. Detto questo, però, insomma, se ci si allena sui gel, cioè ci si allena a usarli in una certa maniera, possono fare la differenza in una gara secca. Il problema di questo mondiale è stato che molti di questi, e poi l'abbiamo visto anche in diretta, cioè con l'acqua che c'era e con il freddo e il percorso curve complicato, ha portato molti a dimenticarsi di mangiare o non riuscire. La tensione, poi magari appunto devi entrare in fuga, finale di corsa, dici adesso meno e cerco di recuperare, appena un attimo mangio, l'attimo passa, è passata mezz'ora, rimango a piedi. Quindi questo anche può succedere. Se ti ricordi, sono partiti subito forte. Quindi, cavolo. Un po' di no, cadute, un po' di buchi, scivolate. I primi giri sono stati determinanti in questo mondiale. Sì, sì, ma adesso si parte sempre forte. Però non è quello. E quindi diventano 7 ore di intensità con la problematica della tensione freddo, tensione cadute, è un mondiale, non corri in team, tutto diverso. E quindi questo dopo porta anche a delle disattenzioni che sono importanti.
Oggi nel ciclismo, dimmi. No, no, vai, vai, vai. Oggi nel ciclismo si parte, cioè si utilizzano le tecniche di alimentazione e nutrizione allo sport in base al tempo di gara, non in base al chilometri, o perché quello che fa la differenza è quanto stai in sella. Quindi oggi si basa su quello. Ah sì, in effetti sì. Senti, dopo tutta questa faticaccia, ce lo meritiamo uno spritz? Ce lo meritiamo? Uno spritz. Beh, allora ragazzi, io ho scelto l'orario e il giorno perché? Perché è venerdì sera. Quindi, stasera, serata aperitivo in casa, dove volete, tanto non potete andare da nessuna parte, ma tanto vale aver finito il glicogeno muscolare, che adesso, appena si può sul percorso, il grande Marco ci farà finire. Perché io voglio che alla fine di quest'oretta siamo abbastanza finiti, dai. Non è divertente. O tenetene però un po' per il finale, l'ultimo chilometro, dichiaro guerra a tutti gli invitati al meetup di Yader, che sembrava un po' tipo la chiesa questa. No. Senti, ma una domanda: quando siamo in bicicletta possiamo mangiare davvero di tutto? Beh, tu che ogni tanto, sì, ogni tanto che tu sei capitato in bici con me, sai che io mi concedo qualsiasi roba. Quindi ci siamo fermati, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto. Attenzione, 10%. Minali mi ha passato. Sto facendo gara a sé. Sto facendo gara a sé. Come adesso diplomatore. Esatto. Facciamo. Marco, facci fare qualche esercizio adesso, che voglio che sgolfino bene i ragazzi. Qua ci sono altri ragazzi in partenza, guardali qui. Tutti dentro. Guarda qua, spagnoli. Bisogna... Com'è, uno spagnolo? Ma che filata di, che filotto di spagnoli? Hai visto che filotto? Ma non sono partiti loro? No, li fanno partire adesso. Ah, ma qua in sto gioco ce ne sono un mucchio. Esercizi da fare, visto che non c'è salita. Sì, la forza resistenza serve della salita per farlo. E quello si può fare quando sale attorno al 4-5%. Qui si possono fare delle progressioni di 30 secondi. Tu ordina, noi facciamo. Le pedalate, Vai. Beh, ognuno guarda. Ognuno guarda le sue. Dai. 100 Dimmi mo. Al minuto 30 secondi. Dai. Dai il via con il cronometro. Te lo do io. Allora, tra 10 secondi partiamo, Vai. Tra 5, 4, 3, 2, 1, partiti. 100 pedalate al minuto per 30 secondi. Via, 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 via. Dai, Yader, dai. Guarda quanti ne salto io. Ping, 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 ping. Io non li salto mica. Però 30 secondi... 15 secondi fatti. Dai, dai, dai. Io vado a 106. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Quanto recupero? Quanto recupero? Facciamo di recupero 3 minuti. Ok. Ti tiro fuori la polvere, ti tiro. C'è stato uno che mi ha passato, sembrava. Io sembravo fermo. Senti che sgolfata che ti do. Hai visto che roba? Ah, ma stasera ho... Allora, io stasera, ve lo dico, ho serata cinema.
Minali non ha neanche scossato. Io serata cinema e come Jolly prima mangio un po' di carne, verdure e come Jolly bel gelato. Mi spiace ragazzi, ognuno ricarica come vuole. Noi Yader oggi giornata Jolly per tutti, pizza e birra. Ale! Perfetto. Pizza e birra tranne i minorenni. Si può una volta se un giorno a settimana? Beh, alla grande. Si deve, non si può. Perché? Oh, così mi piace. Questo gruppo mi piace tantissimo. Le diete non funzionano, nel senso, se io faccio un periodo di stenti e sacrifici, posso fare per poco, perché poi non è sostenibile nel lungo periodo. No, io una cosa la posso dire, Yader, intanto che recuperiamo i 3 minuti, ne abbiamo fatti quasi 1,20 di recupero. Io sono morto. Io ho cambiato compagnia di uscita in bicicletta tanti anni fa, un piccolo anno, in cima alla Onno, che qualcuno probabilmente che sta pedalando c'è molto bene. Un gruppo di ragazzi con il quale ho fatto la salita mi ha offerto il caffè. Bene, uno di questi ragazzi, quando è stato il momento di ordinare cosa prendere, un suo amico ha preso un bicchiere, oltre al caffè, un bicchiere di acqua gasata, e lui ha ordinato, senza prendere il caffè, solo l'acqua naturale, perché quella con il gas gonfia un po', mi fa male, sai, fa male. Vi prego, allora, insomma, non siate così, non prendiamoci troppo serio. Insomma. Roba da pazzi! Allora, intanto mi ha superato, mi ha superato anche la Francesca. Francesca, preparati che io adesso ti attacco. Do giù 2 denti e via, Appena dal via il commissario. Pronto, 30 secondi e partiamo per la seconda. Francesca sta aspettando i pedali, Bene. Pronto, Sono pronto. Adesso do una gomitata alla Francesca. 10 secondi. Dura 30 secondi, 5, 4, 3, 2, 1 e via, fuoco alle polveri, 30 secondi. Guarda come li salti via. Tenetene le 100. Oh, questa salita, te lo dico. Va bene, fa lo stesso, pim 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 come birilli. 5, 4, 3, 2, 1 e via la seconda andata. È quella volta che ho chiesto di fare degli esercizi. Siamo a metà, Recupera bene, 3 minuti di recupero. Sì. Il recupero non è più quello di una volta. Non ho ancora visto. Questa è qualità. Non ho ancora visto alcuni super atleti, Cislaghi, poi c'è anche Sofia Colinelli, Baroncini. Non ho mica visto. Adesso dopo li andiamo a cercare. Recuperate bene, che questi sono lavori di qualità che fanno di più che la quantità. Io ragazzi non parlo più, non parlo più fino alla fine. Là davanti ce ne sono 2 che si danno battaglia. Yader, tranquillo. Io adesso vai alla grande. L'ultimo minuto sto. Sì. Io sono con la Francesca adesso, Adesso sono con la Francesca io. Tra un po' mi brucio, non è che mi sgolfo, mi brucio. Devi incontrarla sul lago, Adesso tra un po' io all'ultimo minuto mi metto a ruota di Minali
Ve lo dico, perché qua non ci sono i chilometri. Ne mancano ancora due. Perfetto. Come ti sembra questo lavoro? Questo è duro, eh? Sì. Però penso, al contrario di quello che molti amatori, ma anche purtroppo ancora professionisti, pensano, è che cioè bisogna fare dei gran lavori di volume, ma in realtà ciò che premia alla fine è la qualità. Poi il fondo lento serve, il fondo serve, ma la qualità oggi nel ciclismo attuale premia di più di tutti. Ma infatti anche i professionisti non fanno più come i nostri tempi, quelle uscite da 7 ore, anche, ma non sempre. Lavorano sul medio, la media distanza, ma con lavori specifici, fa una grande differenza. Domani vedete, certo, che su Twitch voleranno tutti chi ha fatto questi lavori con noi. E ci ringrazieranno. Te per e quello. Stasera si riempie la gamba con il jolly, pizza e birra per alcuni. 5 secondi. 5, vai mo. 4, 3, 2, 1 e via, 100 pettanate. Saltali con i birilli, saltali. Cento pedalate, tenetele. Cinque, quattro, tre, due, uno e la terza è andata. Sembra che mi abbiano aperto una fontana in faccia. 3 minuti di recupero. E facciamo l'ultima. Senti come sta sgolfata la gamba? Sì. Comunque più, Yader? No, parlo più. Per fortuna che ci sono. Quale serbatoio utilizziamo? Sempre solo glicogeno, ma zuccheri, sia quelli che sono a livello ematico, quindi nel sangue, sia quelli che riusciamo a portare nel sangue attraverso il glicogeno. Ok, senti, invece per quanto concerne i sali, io non lo uso sempre a tutte le sedute, ma faccio una sì, una no, alterno. Cosa ne pensi? Può essere una buona soluzione. Di certo quando uno fa indoor cycling come adesso è possibile che siano quasi indispensabili, perché a confronto dell'allenamento normale ovviamente, cioè non hai l'aria in faccia, il vento che aiuta a diminuire la temperatura corporea in crescita dallo sforzo. Quindi qui, come si può vedere, si suda moltissimo. A quel punto è abbastanza interessante assolutamente idratarsi, e può essere anche ideale, adesso tra l'altro c'è il giro virtual, è molto importante che quando si pedala tanto indoor l'idratazione è importante, una borraccia d'acqua e anche una borraccia di sali. Poi si può fare anche un giorno sì, un giorno no. Ok. 40 secondi e facciamo l'ultima, Yader, te la senti? No. Ci sto. Ci proviamo. Non si molla. Dai, mo. Poi ho ceccato qui davanti, adesso gli caccio una sgommata, L'hai mai fatti questi lavori? La prima volta che lo fai? Sì, no, quando correvo li facevo. Adesso ormai ho smesso di correre ormai 20 anni fa, anche di più. A chi lo dici? Si possono fare anche in salita e non cambia, chiaramente con un rapporto più leggero. L'importante sono le 100 pedalate, fra 5, 4, 3, 2,
1 e via, l'ultimo minuto, via. Senti come fischiano. Ti vengo a prendere, Iader, stavolta ti vengo a prendere. Vieni. Uno spagnolo forato. Cinque, quattro, tre, due, uno, e stop. Ah, però. E questo può essere un lavoro. Di velocizzazione sale il cuore e facciamo girare tanto le gambe. Sei Iader? No, non c'è più Iader. Si è assentato. Iader non c'è, è andato via. Poco fa sì. Abbiamo passato le mucche di Van Der Poel, non so se le hai viste. Cavolo, qua! Hai presente quando Van Der Poel si è staccato che ha messo il 39? Sì. È passato sì. Davanti alle mucche, una di queste la guardava come per dire... Cosa ha fatto? Non ci siamo. Povero. Abbiamo della gente che ha anche la bici da crono, eh? E qui ci fa la differenza. Una cosa importante, Iade, da dire sui lavori di qualità è che sono importanti, ed è importante l'intensità del lavoro, ma è fondamentale il recupero, perché tanti sì. Si concentrano solo sulla ripetizione e molto meno sul recupero. Invece è importantissimo. Il recupero fa parte dell'allenamento. Sì, proprio così. Proprio parte così. Integrante dell'allenamento, come l'alimentazione parte integrante di un atleta, ma siamo quel che mangiamo, si suol dire. Già. Ma infatti una roba che gli atleti trascurano, a mio modo di vedere, è proprio il recupero. Arrivano e si allenano tutti tantissimo. Però se non si dà mai il recupero, poi non si ha la possibilità di vedere gli effetti dei propri carichi di lavoro. Perché non si innesca la supercompensazione tecnica. Bravo, hai studiato. Io lo dico, ho ancora 150 battiti. Devo dire che un'ora di rulli, non mi ricordo da quant'è che non li faccio. Comunque un'ora di rulli così, Iader, secondo me, si consuma quasi 1000 calorie. Potrò sbagliarmi, ma... Ah, comunque se ne consumano parecchi, indipendentemente dal valore, che può essere un valore anche limitato, ma comunque può darci anche un parametro relativo a quello che può essere l'intensità dell'esercizio o il carico dell'allenamento. Ale, 8%, e qui dai, ci si ricompone. Qui c'è il com, dai, un chilometro di salita. Cacchio, arrivando dietro. Ci sei, Iader? Sì, sto guardando qui i movimenti che ci sono strategici in questa salita. Si punta al com. Perché secondo me ci deve essere anche qualche funzione o stratagemma relativo allo stare a ruota. Secondo me. La scia. Effetto scia. Sì. Fatto scia, secondo me c'è.
a Ominali che mi marca per il finale. Marco, bisogna che mi porti in volata, eh? Ti vedo là davanti, ma non mi riesce di prenderti. Ma adesso è la miseria qui. Il rullo si è fatto sempre più duro. 6%. 7%, caro. 7%, usate sempre la frequenza di pedalate che vi salva sempre, Jader. Eh sì, perché con la forza ci si finisce, eh? Eh sì, molto velocemente. Sale un po' il cuore con la frequenza di pedalate, ma è un allenamento. Se ci si allena a farlo, è molto efficace. Siamo ricompattati. C'è della gente che passa in senso opposto. Eh sì, sono i primi. Però quanto abbiamo fatto? 46 minuti? 46 minuti. E manca 14 minuti. Volati. Eh sì. Sono volati. Il mio omino ha la pedalata di Musseo. Mi ricorda Johan Musseo, mio grande compagno di squadra. Vabbè, quelli sono grandi campioni. Lo stavo guardando adesso. Alla pedalata di Musseo. Ma tra un po' si gira. Dai, dai. Ale, Ale. Scende. Curva. Chissà se il nostro finale è bizzarro come il finale del mondiale di quest'anno, dello scorso anno, purtroppo per noi. Purtroppo per noi è stato veramente un finale bizzarro. Lì sì che si è visto chi aveva più glicogeno muscolare in corpo, perché sai che la performance di un atleta la si valuta. Marco Saligari contro Marco Saligari, tra i due è più performante a parità di cilindrata, a parità di motore e tutto, è più performante chi dei due riesce a arrivare verso il finale di gara con più glicogeno muscolare ed epatico, perché hai più possibilità di avere la benzina super per fare il finale a più elevata frequenza cardiaca, output generato coi watt, eccetera. Quindi in realtà lì si è proprio visto in quel mondiale chi aveva gestito meglio soprattutto la prima fase, perché come hai detto tu all'inizio, cioè la gente pensa che inizio mondiale vado un po' più piano, o inizio gara, sai, mi penso al finale, mangio il gel nel finale. No, il finale è quello che hai fatto all'inizio ed è tardi. E lì si è visto in un mondiale così, per corridori finiti, chi aveva gestito meglio di tutti la gara, soprattutto a mio modo di vedere, perché comunque in un mondiale è molto livellato il livello delle cilindrate, però si viene fuori chi realmente ha gestito molto bene la gara. Poi c'era il Ferron, che il grande
che aveva una definizione molto più schietta, che è stato anche un tuo 10. Per 10 anni. Aggiungo, sì. Per 10 anni. E poi la tua analisi sull'alimentazione, aggiungo invece una considerazione su Pedersen, che per i più probabilmente è stata una sorpresa, vincitore dei campionati del mondo l'anno scorso, ma pochi sanno, meglio gli addetti ai lavori, sinceramente lo sanno, che con il bagnato e con il freddo è una bestia. Cioè il classico corridore che parte con quelle condizioni meteo come se fosse sole e una giornata primaverile. È difficile da crederci, ma è così. È così. E lì secondo me fa proprio la differenza, perché c'è chi mentalmente un po' si abbatte e c'è invece chi poi realmente si galvanizza. E questo fa la differenza. E poi alla domanda, dopo l'arrivo, è stata una giornata pesante? Hai avuto mai freddo? È stata fredda? E lui ha risposto, se lo è stata non mi sono accorto. Fai un po' te. Già, questo è veramente un segnale. Sì, e ti dico, quindi, soprattutto nelle gare di endurance, poi soprattutto come quelle lì che hanno anche un'alta intensità, gestire bene la corsa da un punto di vista nutrizionale è importante. Anche arrivarci riposati, perché se arrivi già stanco, poi insomma è ovvio che non puoi avere chissà quali performance. Eh sì, però il mondiale è sempre una ricerca dei minimi dettagli e tu ne sai qualcosa. Eh sì. Chi non è rigoroso ai dettagli rischia di essere già battuto in partenza. Un aneddoto che racconto spesso, e tu lo conosci già perché te l'ho già raccontato, è stato con la nazionale italiana al mondiale di Richmond, un atleta della nazionale, quindi inteso mio, perché io ero al seguito della nazionale, ma privatamente non veniva da me, non era seguito da me, mi ha fatto molto specie trovare un atleta di quel livello, chiedermi di avere durante la gara panini con la Philadelphia e il tacchino, cosa che assolutamente, a mio modo di vedere, è obsoleta e ingiustificabile in un atleta di quel livello, in una gara secca di un giorno e soprattutto così importante. Però io sostengo che oggi sono molto più attenti gli amatori ai dettagli rispetto a molti professionisti, quindi pensa che margini di miglioramento poteva avere questo corridore, purtroppo. Ma sai, il mondo amatoriale, io lo vedo anche quando faccio le dirette in Rai, quando ci sono i social aperti, ti fanno di quelle domande che davvero alcune ti mettono in difficoltà, nel senso, sono preparati. Sono molto preparati, leggono, si informano, arrivano in ambulatorio, fanno domande molto tecniche. Purtroppo oggi, anche nel mio mestiere, col fatto dei digital, dei social, purtroppo tutti dicono tutto, anche chi non ha i titoli per poter parlare, e le mode o i falsi miti, queste cose qui sono spesso, insomma, molto di moda, ma in realtà poi la verità è tutta un'altra. Poi c'è un'altra cosa da dire, che invece anche molti miei colleghi bravi a volte incappano in degli errori che sono più legati a una inesperienza pratica sul campo, perché la differenza tra quello che noi studiamo e quello che realmente un atleta può fare sul campo sono due mondi totalmente diversi, che se non conosci uno dei due
poi ti perdi e sbagli anche i consigli. E realmente la cosa che noto io è che molti amatori avrebbero bisogno di semplificare, non complicare. Invece molti di loro pensano che curando l'acqua non gassata, queste cose qui, di trovare un miglioramento, mentre invece a volte il miglioramento lo si trova semplificando e capendo un sistema, un metodo che si può applicare per tutta la vita. Questo fa la differenza. Ragazzi, ve l'ho detto all'inizio e ve lo dico adesso che siamo quasi in conclusione: non dimenticate la cosa più importante per noi, che è quella di divertirsi. Cerchiamo di trovare divertimento nell'andare in bici. Allora Marco, adesso tu sei due posizioni dietro di me. Adesso io direi che è ora di portarci in testa, perché qui secondo me vedo un po' di nomi che possono giocare delle carte inaspettate nel finale. Sì. Mancano quasi 3 minuti, quindi bisogna fare un buon finale, eh? Attenzione. A quante pedalate al minuto? Qui bisogna fare almeno qui gli ultimi 30 secondi alla morte. Pedalate, non pedalate qua. Devono avermi sentito, perché non riesco a prenderli. E io non riesco a prendere te. Dai, butta giù due denti, che qua stiamo per finire, 3 minuti. Adesso i prossimi denti che posso buttare giù sono quelli del ponte che ho in bocca. Sono rientrato sui primi, Adesso, attenzione, mi vedo molto agguerriti questi qua, Arrivano tutti, guarda qui, mi hanno sentito. Prevedo un finale difficile, Sportellate. Qua aumentano. Marco, mi hai lasciato solo, Ma no, ci sei. Bravo. Ma se ne vanno. Niente, se ne sono già andati. Silenzio, che provo a rientrare. Non dirglielo, No, no. Vai. Ciao, quanto vanno? Minuto e mezzo, eh. Oh, quanto vanno? Ah, tutta. Non si parla più qua. Non rientro più. Un minuto. Dai, Ade. Sono morto. La presenza di pedalate che salva, ricordati. Dai, 5, 4, 3, 2, 1. Ti ho battuto col colpo di legna.
E vale. Ah, morto. Questi ragazzacci, hai visto che hanno aumentato? Eh? Eh sì. Oh. Soglia, soglia. Abbiamo fatto la volata. Ragazzi, che fatica. È stato un minuto e mezzo, due. Davvero intenso, eh. C'è gente direi che in mezzo alla strada, eh. Da un po' vediamo le mucche. Era Franco Brambillasca. Grande, ha dato tutto. Grande Franco. Grazie a voi ragazzi della compagnia. Ci siamo divertiti, andate troppo forte per i miei gusti. Bravi, oh, per fortuna, anche per i miei. Oh, per fortuna che abbiamo fatto un meetup, eh. Se facevamo una gara qua era un casino. Vabbè, niente, io vi ringrazio tantissimo, ci siamo divertiti, spero anche voi, bello allenamento, commissario, grazie. Ciao Iade, grazie per l'invito, grazie a tutti. Ci sentiamo e poi mi raccomando, poi ci sentiamo per il super evento di beneficenza il 1° maggio che organizza anche Sergio Viganò per il Banco Alimentare. Donate. Presente. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao a tutti.